C'è sera, lo strazio ed il soffrire. Volete bere? Certo. No, prima di voi. Perché? Quando Olimpia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e la gloria diventerà il ricordo di un fame passato. No, 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 niente acqua. L'ho rifiutata persino al fonte battesimale. Olimpia, quando posso venire a fiume con te? Ah, per aiutarti a prendere l'acqua. Torbolo, vi bagniamo. Olimpia. Allora, Olimpia, mi lasci venire questa sera? A te, a te. Ma che fai? L'hai piantati metà al rovescio! Stupido, non è un recinto, è per le belve feroci. Quando Olimpia verrà, tutto il mondo sarà trasformato. Queste le ho appena trapiantate. Una raccolta che sta diventando interessante questa. Ciao. Ciao. Olimpia. State zitto. Bella. Questa la conosco. Tullio ne ha due. Bravo. Questa non me la ricordo. Ma sì, l'abbiamo imparata ieri. È la settima lettera. La settima. Ah, è G. Sì, bravo. Allora, lui, Luigi, esatto. Continuiamo. Dimmi una cosa. Ma tu sei innamorata, tu? Ma che ti importa a te? Ah, ma non per me, figurati. Ma l'hai visto Alfredo? Senti, Tullio, ma tu ami la libertà? Eh certo, chi non l'ama la libertà? Ma sei libero, tu? Eh certo. Non tutti i giorni della mia vita. Vedi, quello che io voglio è essere libera tutti i giorni della mia vita. Capisci? Ho capito, ho capito. Tu non vuoi sposarti, eh? Questo. Ma no. Tullio, tu hai dei figli. Una moglie. E allora la tua famiglia la rimpiangi da quando sei qui? Oddio, dipende. Sì e no. Come vedi, la famiglia non è tutto. Sì, sì, se si dice così, poi un bel giorno... Ma che anarchico sei. Non devi solo imparare a scrivere. Devi anche imparare a pensare, no? Ma insomma, ma tu che vuoi allora? Io... Quello che voglio è fare quello che mi piace. Con te, per esempio.
Sì, con te. Te. Allora. Tullio, la tua morale la dimentichi solo quando ti fa comodo, eh? Tullio. Ridi, ridi. Giovanni, ti guardi. Ah, aspetta. Ti faccio vedere una cosa che non hai mai visto. Siediti qua. Gli hai parlato? Sì. Che cosa dice? Dice che per lui è difficile. Il dito. Dice che ha paura. Mi ama. Soffre. Credi che soffra egoisticamente? È quello che bisognerebbe sapere. Guarda qui e regola il fuoco con questa. Piccoli movimenti. Ascolta. Se il mio affetto dovesse ostacolare il suo... Se in lui c'è un istinto di proprietà, è stato ferito. Non è mai stato nel mio proprietario, nel mio padrone. Dice che sarebbe un affronto per me. Il solo pensare. Ha provato sorpresa? No. Umiliazione? No. Timore del ridicolo? Un po'. Risentimento verso di me? Non risentimento, ma simpatia per te. È perché da tanto tempo vivevo senza amore. Ho già risposto. Se si fosse trattato di un altro compagno. Non potrei affermarlo. Forse no. Di un proletario, non compagno nostro. Nessuna differenza. E di un borghese? Mi avrebbe compianto. Avrebbe sofferto. Ma non credo che mi avrebbe lasciato per questo. Arrivarono poi in gennaio alcune famiglie di contadini, che però non andarono d'accordo con i primi pionieri, per differenza di laboriosità e per tendenza di questi a voler far prevalere i loro intendimenti. D'altra parte i mezzi di esistenza erano assolutamente deficienti per una popolazione relativamente così numerosa. Gli alimenti scarseggiarono. Tutti sanno che la lotta per l'esistenza scoppia feroce sempre quando i bisogni superano di gran lunga i mezzi di soddisfacimento. Così doveva essere e così fu anche tra quei coloni che non erano pazienti e rassegnati fraticelli, non eroi del digiuno, ma semplicemente uomini come tutti gli altri.
Si fecero palesi gli egoismi di famiglia e la parentela spesso mangiava mentre gli altri digiunavano. Eppure, questa gente, fiaccata dalla insufficiente alimentazione, ma franca da padroni e poliziotti, lavorava quel poco che sapeva e che poteva, reclamava malcontenta, ma non commetteva violenze. Spesso, a stomaco vuoto, i giovani si appoggiavano sulla zappa e guardando sventolare la grande bandiera rossa e nera issata sopra un alto palo, dicevano tra loro scherzando: d'un po' di polenta ed un po' di ideale si vive. Basta. Tu scrivi al passato come se tutto fosse cosa morta. Ma la colonia, la miseria, la fame, le lotte, ci siamo dentro. Nel momento stesso in cui scrivi. Dammi a sentire. Il nostro esperimento di vita comunitaria qui a Sicilia ha durato ormai da 3 anni. Sono stati 3 anni di vita libera. Libera da ogni legge, da ogni autorità. Ecco, questa per me è la prova che il comunismo e l'anarchia oggi sono praticabili in tutta la società borghese. Ma non è finito. E potrei dirti che per me è finita, nel senso che non è necessario continuare l'esperimento. Come sarebbe a dire? Dopo le prime osservazioni, Galileo non tornò ogni giorno nel Duomo di Pisa a vedere una lampada che oscillava. Una volta provato l'isocronismo delle piccole oscillazioni, quella lampada non interessò più e probabilmente ritornò all'immobilità. Però il principio dell'orologio pendolo era stato scoperto. A fumare la pipa, ma prima fa qualche altra cosa. Ecco, prima si toglie la giacca, si lava le mani. Si lava le mani e poi viene la mamma. Benissimo. E la mamma cosa fa? No, la mamma anzitutto quando arriva il papà si alza in piedi, aiuta il papà a togliersi la giacca. Poi accarezza. E poi? Mette i piatti. Cosa fa? La mamma poi quando si arrabbia ci sta. Ah, la mamma si arrabbia sempre, questo è chiaro. Allora, Si secca perché... Non fate da bravi voi. Roberto! Daniele, Laura! Andate. Metti a casa, su! A casa! Giovanni! Giovanni! Cosa c'è? È successo un fatto gravissimo. Che cosa? Le donne mi hanno tolto i bambini. No, aspetta, non andartene. Anch'io ho una cosa importante da dirti. Senti. Ho riflettuto a quello che ci sta accadendo. E mi sembra che il nostro rapporto stia diventando troppo complesso, troppo personale, troppo intimo, perché possa essere capito pienamente non soltanto da noi ma anche dagli altri. Ma hai capito quello che ti ho detto? Le donne mi hanno portato via i bambini. Sì, Olimpia, ho capito. Ma questa è una reazione. Anzi, è una reazione indicativa. È anche per questo che gli altri, le famiglie, devono capire il nostro esperimento. Noi dobbiamo fornire gli elementi necessari perché questa comprensione sia completa. Perciò dobbiamo cominciare ad analizzare noi stessi, studiare i nostri sentimenti, confrontare i nostri punti di vista. Ecco, io ho preparato delle domande. Per te
e per lui. Così forse saremmo più chiari. Naturalmente anch'io farò un mio esame psicologico personale. Vi chiedo di rispondere con tutta la vostra sincerità. Ecco tutto. Altro amore io preferia, un'idea l'amante mia, a cui detti braccio e cor. Il mio cuore avorre e sfida i potenti della terra, il mio braccio muove guerra al codardo, all'oppressor. Perché amiamo l'uguaglianza, ci chiamarono malfattori, ma noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei ribelli sventoliamo le bandiere insanguinate, barche rende barricate per la vera libertà. Se tu vuoi, fanciulla cara, noi qua giù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccio e cuore a te darò.